Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In primo piano c'è la cronaca e torniamo a parlare dell'efferato delitto che si è consumato ieri a Giulianova, e il giorno dopo c'è ancora incredulità nella città adriatica per l'omicidio del tecnico informatico Paolo Cialini, freddato con una coltellata sotto gli occhi della figlia di 7 anni per una banale lite in strada dovuta ad una mancata precedenza. Vediamo. Il giorno dopo il ferale omicidio che si è consumato in strada al centro di Giulianova resta lo sgomento e l'incredulità che hanno portato alla morte un uomo, un marito e un padre di famiglia. Una scena insensata quella che si è parata di fronte a chi ha assistito ad un momento di ordinaria follia che ha scardinato la routine di due persone che, chi le conosce, le definisce per bene, tranquille ed estremamente dedite al lavoro. Una vita si è spezzata, quella del 47enne Paolo Cialini, tecnico informatico di una ditta di Mosciano Sant'Angelo, residente a Giulianova, in via Galvani, non troppo distante dal posto dove si è consumato l'efferato delitto, viale Orsini, all'incrocio con via Verdi. L'altra vita invece è rovinata, quella di Dante Di Silvestre, 60enne tecnico caldaista di Selvapiana di Mosciano Sant'Angelo, e proprio per la sua attività molto conosciuto in città. Rovinata da quella che è stata una vera e propria azione d'impeto, un raptus dal quale è parzialmente uscito alcuni istanti dopo aver sferrato la coltellata mortale, tanto che, dagli ultimi particolari che emergono, sembra essere stato proprio la coltellatore a chiamare i soccorsi del 118, tuttavia vani, poiché dopo un primo tentativo di rianimarlo, l'uomo è espirato durante il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova. In stato di shock, l'uomo ha poi atteso l'arrivo dei carabinieri che lo hanno posto in stato di fermo per omicidio volontario. A rendere ancora più agghiaccianti quei minuti, il fatto che quelle scene si siano svolte sotto gli occhi della figlia della vittima di soli 7 anni, un trauma inaudito che la piccola, che era in macchina col papà, porterà per sempre dentro di sé. Dalla prima rissa, scaturita per una banalissima mancata precedenza, all'inseguimento del Di Silvestre, che al suddetto stop si para con il suo fiorino davanti alla punta della vittima e lo fredda con una coltellata all'addome. Ulteriori dettagli si conosceranno al termine dell'esame autoptico odierno. L'accoltellatore nel tardo pomeriggio di ieri è stato portato nella caserma dei carabinieri, dove è stato ascoltato dal procuratore Guerriero e dal sostituto Scordamaglia. Subito dopo è stato trasferito nel carcere di Castrogno. Le parole del sindaco Mastromauro racchiudono i sentimenti della comunità giugliese. Quello che più inquieta e rattrista è che per un fatto di così futile, una persona tranquilla, un artigiano stimato in città e in provincia, si sia trasformato in un feroce assassino, salvo poi ritornare nella sua, dalla follia, a un senso di risipiscenza chiamando l'ambulanza. Io esprimo tutto il mio sconcerto, nel contempo il cordoglio per le due famiglie, sia quella dell'assassino, ma soprattutto, perché è stata sconvolta sicuramente, ma soprattutto per colui che ha perso la vita, una persona di 47 anni, e per quella bambina che sedeva al suo fianco, la figlia di 7 anni, che sicuramente è stata colpita duramente da un episodio che ha vissuto in tutta la sua drammaticità. Su questo delitto abbiamo ascoltato questa mattina anche lo psicologo Fabrizio Mascitti. Dante Di Silvestre è stato colto da un raptus che gli ha fatto perdere ogni freno inibitorio. Per quanto riguarda la figlia della vittima, una bambina, come detto, di appena 7 anni, secondo lo psicologo la ferita della mente e dell'anima si potrà contenere con un lungo lavoro, ma non potrà mai essere cancellata. Fondamentalmente accade questo, siamo continuamente bombardati di notizie, di informazioni, c'è un trend negli ultimi anni che ci spinge a considerare normale la violenza, per cui in un momento in cui ci ritroviamo ad avere a che fare con un episodio, con una situazione che ci richiede una reazione aggressiva ma normale, accade che tutto quello che il nostro cervello ha preso nel tempo in termini poi di normalizzazione
della reazione aggressiva e dell'ampiezza di questa aggressività venga poi messa in atto in un gesto che nulla ha a che fare con il nostro modo di fare, con la nostra coscienza, con la nostra morale, e a quel punto in quella situazione viene meno quella forza che è il nostro cervello di autoregolazione, per cui a quel punto c'è una sorta di annullamento del tempo, dello spazio, ed è un po' come spingersi al di là della normalità, al di là della situazione specifica, e questo spinge poi addirittura, ecco, a commettere quello che è successo a Giulianova, cioè ad assassinare una persona per una banale lite, addirittura davanti a una bimba di 7 anni, davanti a alla figlia della persona che è stata assassinata, ragazzina che purtroppo a questo punto subirà notevoli conseguenze importanti, ha subito quello che viene considerato un grande T, un trauma grande, importante, dovrà essere sottoposta a cure, ma sono cure che poi la seguiranno per tanti anni. Una ferita che difficilmente si può rimarginare. Assolutamente, assolutamente, si cercherà un po' di contenerla, ma la vita di questa ragazzina in qualche modo sarà segnata. L'uomo, stando ai racconti dei testimoni, è rimasto praticamente sul posto aspettando l'arrivo dei carabinieri. Ecco, magari la coscienza di quello che si è fatto è arrivata in un secondo momento. Esatto, infatti è giusto chiamarlo raptus, cioè c'è un momento, c'è uno spazio temporale, uno squarcio nel quale la persona agisce senza il controllo e appena dopo riprende il controllo della situazione, si rende conto di quello che è accaduto e da quel momento in poi potremmo dire che è lucido, da quel momento in poi si rende conto e lì agisce, da quel momento in poi agisce la persona che tutti conoscono. Proseguono in tutto l'Abruzzo i controlli dei carabinieri del NAS di Pescara sulla filiera della carne. I militari negli ultimi giorni hanno ispezionato 2 strutture, un'azienda della provincia dell'Aquila che è dedita alla macellazione di carne ovina ed un laboratorio per il sezionamento con annesso ristorante tipico in provincia di Pescara, riscontrando in entrambi gravi carenze. Circa 5,5 tonnellate di carne sono state sottoposte a vincolo nell'Aquilano, mentre nel Pescarese è stata disposta l'immediata chiusura dell'attività. I controlli sulla filiera della carne hanno portato dall'inizio dell'anno al sequestro o al vincolo sanitario per oltre 30 tonnellate di prodotti per problemi relativi alla tracciabilità, al cattivo stato di conservazione, a carenze igienico-sanitarie o inesattezze sulla documentazione sanitaria. Andiamo avanti. Nel 2015 in Abruzzo segnali positivi per export, produzione e anche, seppur di poco, per l'occupazione. A dirlo è il rapporto annuale della Banca d'Italia. Dopo anni di segni meno, la profonda fase recessiva che ha investito l'Abruzzo nel 2015 si è arrestata, anche se permangono elementi di forte preoccupazione per l'economia della nostra regione. A dirlo il rapporto L'economia in Abruzzo a cura della Banca d'Italia, illustrato oggi in un convegno all'auditorium di Renzo Piano all'Aquila. La ripresa, si legge nel rapporto, è stata sostenuta principalmente dal buon andamento della produzione nell'industria, più 4,8%, trainata dalla crescita degli ordinativi sia dall'estero che sul mercato interno. In particolare l'attività produttiva ha mostrato una vivace espansione nel comparto dei mezzi di trasporto, più 14,9. Le imprese di grandi dimensioni del manifatturiero hanno registrato incrementi della produzione, nettamente superiori rispetto alle piccole e medie imprese. Segnali positivi anche nel mercato immobiliare e dunque nel settore dell'edilizia, visto che il numero di compravendite in calo da alcuni anni è tornato a crescere del 7,2%. Inoltre il numero degli occupati, in marcato calo nel biennio precedente, ha registrato un moderato incremento dello 0,6% e al vivace recupero del primo semestre tuttavia seguite una nuova flessione a partire dalla seconda metà dell'anno e rimane ancora elevato il tasso di disoccupazione, pari al 12,6%. Emerge che innanzitutto c'è stato un cambio di passo dell'economia, nel senso che dopo anni di contrazione finalmente vediamo segni più davanti a tutti i parametri più significativi, dal PIL innanzitutto, alla produzione industriale, all'occupazione, al credito anche, e persino nel campo delle costruzioni, cioè quello che era il settore più disastrato, diciamo così, c'è finalmente un segno positivo. Questo è
sicuramente un fatto positivo. Scorporando infine i dati complessivi su scala regionale, si osserva che ad alzare la media in modo decisivo di produzione, export e occupazione sono solo alcune aree e alcuni settori, in primis il polo industriale della Val di Sangro, dove la Seva e il suo indotto macina numeri da record. In altri territori, invece, la fine della crisi non la si vede nemmeno con il binocolo. Quelli che tirano la volata, diciamo, sono le grandi imprese, e mentre le piccole imprese faticano. Quali grandi imprese? Beh, innanzitutto quella del Sangro Teatino, la Sevel, che è quella che traina praticamente tutta l'economia abruzzese e anche con esportazioni di notevole peso. E certo, questo è un fatto vero che bisogna mettere a fuoco cercando di arrivare a una distribuzione più lata del discorso. Andiamo ora a Teramo per parlare dello sciopero dei dipendenti della Teramo Ambiente. Allo sciopero che ha avuto inizio questa notte alle 4 hanno aderito tutti questa volta, quindi riuscito al 100%? Sì, alla Team al 100% e anche in altre parti della provincia di Teramo, Giulianova, Vavibrata, eccetera. C'è una risposta che Teramo dà anche alla controparte, che è Assoambiente, affinché si rinnovi questo contratto nazionale. Oltre alla richiesta economica che noi facciamo, perché sono quasi 30 mesi che il contratto è scaduto, siccome c'è da parte della controparte una richiesta che per noi è irricevibile, cioè quella di liberalizzare il mondo del lavoro dell'igiene ambientale, cioè in parole povere, mentre adesso quando c'è un cambio appalto l'azienda che vince deve riprendere tutti i lavoratori alle stesse condizioni che c'erano prima, cioè con il contratto FISE eccetera. La richiesta della controparte è quella di liberalizzare questi contratti. Questo significa da subito 300-400 euro in meno al mese e con tutte le tutele che verranno meno. Purtroppo in coda a questi scioperi c'è il malcontento dei cittadini. Ma la responsabilità certamente non sono dei lavoratori, ma è di chi comunque non vuole rinnovare il contratto. Voglio dire anche un'altra cosa, perché ho sentito delle interviste anche di consiglieri comunali di Teramo. I lavoratori della Team, oltre a essere dei cittadini, per cui a non poter oggi, come tutti i cittadini teramani, togliere l'immondizia dentro casa, oltre a questo questi perdono la giornata di lavoro, per cui insomma io credo che come sindacato non è che ci divertiamo a far perdere giornate di lavoro. Se facciamo lo sciopero perché ci sono delle richieste a cui noi vogliamo delle risposte. Si infiamma la polemica sul progetto di installare un serbatoio per lo stoccaggio di 25.000 metri cubi di GPL nel porto di Ortona. In vista del Consiglio Comunale di domani sera, gli ambientalisti chiedono alla politica una scelta forte per la salvaguardia del territorio. Una scelta antistorica e pericolosa, così la rete di cittadini ed associazioni ambientaliste bollano il progetto di installare nel porto di Ortona un serbatoio da 25.000 metri cubi per lo stoccaggio del GPL. Troppi i rischi per l'incolumità dei cittadini, troppo pesante l'impatto sulla viabilità ortonese, troppo alto il rischio di uccidere il settore turistico della zona già in difficoltà. Poi c'è il capitolo dell'istituzione del Parco della Costa Teatina, provvedimento fermo ancora a Roma. Secondo gli ambientalisti, lo stoccaggio del GPL andrebbe contro la vocazione naturalistica di Ortona e della Costa dei Trabocchi. C'è un mercato tendenzialmente mondiale che va in tutt'altra direzione. Ormai si parla di efficientamento energetico, di fonti rinnovabili e di mobilità sull'elettrico. Solo il mercato italiano è un'anomalia che comunque non reggerà nel lungo periodo. È contro il territorio perché su quel territorio sarà a breve istituito il Parco Nazionale della Costa Teatina, che inspiegabilmente è ferma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e continuiamo ad avallare delle
realtà che sono, diciamo, economia di scale spot per delle aziende che continuano a puntare su mercati antistorici. Domani alle 18 all'interno del Consiglio Comunale di Ortona si tornerà a parlare del progetto. Le associazioni chiedono al sindaco e alla politica di ascoltare i cittadini e di fare una scelta forte per la salvaguardia del territorio, per l'implementazione della green economy e del turismo verde. Molti introiti li stiamo perdendo, ogni anno abbiamo tantissimi problemi per far venire gente a vedere i nostri bellissimi posti. Adesso questo progetto qui ci dà l'ultimo colpo sulla testa, ecco, diciamo. Così. Facciamo l'esempio del Trentino che solo in un anno fa un introito di 85 milioni di euro per il bike. Ecco, noi che abbiamo un territorio che è proprio vocato a tante forme di turismo, non lo sfruttiamo al massimo. E ora parliamo di una iniziativa messa in campo dall'assessore regionale Donato Di Matteo, promuovere l'Abruzzo volando fino a Capo Nord con un aereo da turismo e tornare a Pescara con la missione di far conoscere la nostra regione e le sue potenzialità. Il turismo che passa sopra le nostre teste e salta l'Abruzzo, preferendo altre regioni. Si tratta dell'avioturismo che conta un traffico di almeno 50.000 passaggi l'anno. Con questo obiettivo l'assessore regionale Donato Di Matteo mette in campo una missione che punta a far conoscere Pescara e il suo aeroporto spingendosi fino a Capo Nord con l'aiuto dell'Aeroclub di Pescara. Sicuramente questa iniziativa serve a far crescere questa associazione che contribuirà con la sua crescita alla crescita della visibilità del nostro Abruzzo, perché quando questi ragazzi arriveranno a Capo Nord diranno da dove vieni, da Pescara, quindi dall'Abruzzo. Questa è una grande iniziativa di promozione turistica del nostro territorio. 10 giorni per andare e tornare e soprattutto farsi ricordare. L'avioturismo racchiude in sé un numero di potenziali attori che mai prima hanno considerato Pescara e l'Abruzzo come una tappa. Un mercato che esiste e che si muove, obiettivo dunque promuovere un'infrastruttura che in sé contiene tutte le caratteristiche necessarie. L'avioturismo ci permette, diciamo, in poco tempo di raggiungere mete che normalmente con vettori normali sarebbero abbastanza scomode. Considerate che in un'ora di volo si raggiunge una fascia di circa 200-300 km. Quindi innanzitutto con l'aereo da turismo riusciamo a essere più rapidi e raggiungere per esempio la parte della Dalmazia, della Croazia, la Grecia. E poi riusciamo sicuramente a portare più velocemente possibile quelle che sono le opportunità dell'Abruzzo e far arrivare in Abruzzo. Considerate che noi abbiamo un aeroporto molto importante, molto ben strutturato, che purtroppo è ancora sottotono. Quindi riuscire a intercettare anche quello che è il mercato, il target degli avioturisti, persone che hanno aerei da 3-4 posti, che potrebbero atterrare e visitare Pescara, visitare le nostre bellezze naturali dal mare alla montagna, è abbastanza importante e facile svilupparlo. Una delle eccellenze del nosocomio teramano potrebbe perdere il suo primario, Marco Di Eusagno, arrivato poco più di un anno fa a dirigere il reparto di cardiochirurgia, potrebbe approdare alla direzione dell'omologo reparto dell'ospedale di Ancona. Sull'argomento abbiamo ascoltato oggi il manager della ASL di Teramo, Fagnano. L'ospedale Mazzini di Teramo sta perdendo o no il primario di cardiochirurgia? Come risponde ai rumors? Allora, sotto l'aspetto formale noi non abbiamo alcuna notizia perché il rumors che fa riferimento ovviamente a una graduatoria pubblicata presso l'azienda ospedaliera di Ancona per l'analoga disciplina e che vede il dottor De Eusagno primo classificato, ovviamente può lasciare presupporre questo, però questa è una scelta legittima dell'interessato, sia quella di abbandonarci e quindi verso altre attività probabilmente più qualificanti, oppure quella di restare. Vedremo nel momento in cui ci saranno i tempi tecnici perché l'interessato possa fare la scelta, quale sarà questa scelta. La cosa è che la cardiochirurgia a Teramo c'è, resterà e resterà sempre. Su questo punto, se ci saranno scelte di questo genere, l'azienda immediatamente e tempestivamente farà e adotterà soluzioni altrettanto qualificate. Comunque conferma che eventualmente è una scelta personale del primario.
Ma io ritengo di sì, al di là delle difficoltà oggettive che esistono all'interno dell'azienda per quello che concerne l'organizzazione di tutti i servizi, come tutte le aziende di piano di rientro, le limitazioni di personale che pure esistono, io non sono a conoscenza di motivi specifici per cui è stata fatta una scelta di questo genere, se scelta ci sarà. Qualora non ci fosse stato un direttore di unità operativa complessa di cardiochirurgia, in quel momento, cioè qualche mese fa, certamente saremmo stati deboli sul piano della rappresentazione delle nostre qualità in ambito regionale. Ovviamente, logicamente, la scelta della regione era basata anche sul fatto dell'organizzazione esistente a Teramo. Taglio del nastro questa mattina sul lungomare di Montesilvano. Il sindaco Francesco Maragno ha presenziato all'inaugurazione del nuovo tratto della pista ciclopedonale e ha annunciato un'estate all'insegna della sostenibilità ambientale. Promessa mantenuta per il comune di Montesilvano che oggi inaugura ufficialmente il nuovo tratto di pista ciclabile. Nuova segnaletica a terra, spazi dedicati agli amanti delle bici e più sostenibilità per un territorio interessato da grandi flussi di traffico. Abbiamo implementato lo spazio della pista ciclabile, l'abbiamo messa a norma. Siamo tra i comuni virtuosi che hanno rispettato gli obiettivi prefissati. Questa sicuramente diventerà una strada di collegamento fondamentale per il cicloturismo all'interno del territorio dell'Abruzzo, collegherà sostanzialmente il Molise alle Marche. Noi volevamo essere i primi e per quanto riguarda il tratto di nostra competenza lo siamo. Oggi inauguriamo questa splendida pista ciclabile rimodulata in base alle esigenze del codice della strada. Sulla scia dei risultati ottenuti con le domeniche ecologiche, il sindaco Francesco Maragno annuncia un'estate all'insegna di spettacoli e pedonalizzazione del lungomare per vivere la città senza smog e renderla più a portata di bambini e famiglie. Dalla fine di giugno tutte le sere chiuderemo al traffico la riviera, un tratto della riviera più consistente rispetto a quello dello scorso anno, perché vogliamo dare la possibilità ai montesilvanesi e ai turisti di riappropriarsi dei propri spazi, di vivere la città a piedi, in bicicletta, con i pattini e sostanzialmente di diventare padroni della propria città. L'anno scorso è stata molto gradita questa iniziativa. Quest'anno la riproponiamo facendo, diciamo così, mettendo da contorno una serie di iniziative culturali e musicali che tanto piacciono ai turisti e ai residenti. E nel prossimo servizio parliamo dei risultati di una ricerca portata avanti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Un evento che rappresenta l'annuale incontro per gli operatori della sanità pubblica veterinaria italiana, concepito come momento di scambio di dati e condivisione di risultati di progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute, con particolare attenzione a quelle concluse nell'anno 2015. Un appuntamento annuale che noi abbiamo per in un certo senso giustificare con i nostri sponsor, in questo caso il Ministero della Salute, tutte le attività che noi facciamo e i risultati che abbiamo ottenuto grazie ai finanziamenti del Ministero della Salute. E come ogni anno è una giornata importante, una giornata dove vorrei che l'Istituto avesse visibilità per le attività che fa, per i risultati che ottiene. Affrontiamo diversi settori, diverse aree che vanno dal benessere animale, dal settore riduzione e sperimentazione animale, dall'igiene degli alimenti, il problema della listeriosi che è un problema attuale, fino alla vaccinazione, a produrre, a sviluppo vaccini nei confronti di malattie che attualmente non sono presenti in Europa né in Italia, che però sono presenti in territori confinanti, come per esempio la peste dei piccoli ruminanti, che chiaramente l'Istituto, nel suo ruolo di centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, ha il dovere di controllare ed eventualmente sviluppare presidi, in questo caso immunitari, vaccinali, per poter poi eventualmente in un possibile ingresso di queste malattie all'interno del territorio nazionale europeo, avere la possibilità di poterle affrontare mediante questi presidi messi a punto e sviluppati grazie ai finanziamenti del Ministero della Salute. Presentato il cartellone di eventi estivi del comune di Loreto Aprutino, si inizia con la 3 giorni dedicata al decennale del CAI dal 17 al 19 giugno.
Noi del Club Alpino Italiano abbiamo pensato di partecipare a questi eventi del 2016 perché festeggiamo il nostro decennale, però non abbiamo pensato solo all'escursionismo e a passeggiare, ma bensì vogliamo mettere in evidenza il nostro centro storico che è molto bello da visitare. Infatti venerdì faremo un trekking urbano visitando i musei e poi con un bel coro che chiude la serata. Il sabato ci sarà l'arrampicata sportiva sempre al centro storico, poi con una finale in torre d'arrampicata a Piazzale Monumento, e la domenica festeggiamo con tutti i presidenti d'Abruzzo Torre delle Valli. Abbiamo fatto questo invito per scoprire ancora il nostro territorio, che è molto bello da vedere, da visitare, dove noi poi, grazie alla famiglia Carboni, portiamo i ragazzi della scuola e facciamo attività a 360 gradi. Vi invitiamo a partecipare a questo bellissimo evento. È stato presentato un cartellone estivo dove tutte le associazioni e i partecipanti, dopo tante riunioni che sono partite fine dall'autunno scorso, riusciranno a presentare i propri lavori, i propri interessi, diciamo, non solo alla cittadina ma a chi vorrà visitare Loreto in questi giorni. Sono quattro fine settimana ricchi con interessi diversi che vanno dalla street art al teatro, agli stand gastronomici, all'apertura di sentieri del CAI, alla premiazione anche della Pagella d'Oro, quindi gli interessi sono tantissimi. Sono sicuro che riuscirà e che questa tradizione in cui le associazioni sono riuscite a confrontarsi, a dialogare, a costruire qualcosa insieme, aiutati, questo bisogna dirlo, dall'amministrazione e dal nostro main sponsor che è la Vestina Gas. Ciò ricadrà soprattutto sul benessere dell'intero comprensorio e di Loreto in particolare. E ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di calcio mercato e di Pescara. Resta Gianluca Lapadula, il nome al centro delle trattative di mercato che ruotano intorno al Pescara. Un mercato che il presidente Sebastiani potrà meglio indirizzare nel suo complesso una volta che si conoscerà l'epilogo di quella che potrebbe diventare una vera e propria telenovela. Nelle ultime ore, tra le due principali litiganti, Napoli e Juventus, si è inserito di prepotenza il Sassuolo di Eusebio Di Francesco. Il patron Squinzi sarebbe disposto a mettere sul piatto 8 milioni e mezzo di euro per accaparrarsi il capocannoniere della Serie B, dando anche in prestito l'eventuale sostituto Marcello Trotta, giocatore che piace molto a Oddo. Trotta ha fatto molto bene ad Avellino dopo una lunga esperienza in Inghilterra. Lo scorso gennaio è passato al Sassuolo, dove ha giocato poco. Pescara potrebbe essere la piazza giusta per esplodere in Serie A. Resta forte il pressing del Napoli per la Padula, anche se il presidente Sebastiani potrebbe spingere il calciatore verso la Juventus in una più ampia trattativa che comprenderebbe anche il gemello del gol Gianluca Caprari. Con la vecchia signora, il Delfino ha discorsi aperti in atto, quali il riscatto di Fiorillo e il prestito per la prossima stagione di Mandragora, questioni che potrebbero complicarsi qualora la Padula scelga di giocare all'ombra del Vesuvio. Il Napoli però può mettere sul piatto anche una contropartita, come il prestito del portiere Luigi Sepe, ex Virtus Lanciano, giocatore già noto anche al DS in pectore del Pescara, Luca Leone, pronto a raccogliere l'eredità di Giorgio Repetto. In uscita dal Lanciano, Leone potrebbe sedersi a tavolino con l'Atalanta per discutere del prestito di un altro calciatore noto in Abruzzo, l'attaccante Gaetano Monachello. Per l'attacco resta possibile anche il nome dell'uruguaiano Nico Lopez, in forza al Nacional Montevideo, ma di proprietà dell'Udinese. Con il club dei Pozzo, il Pescara vorrebbe ridiscutere la possibilità di riavere Valerio Verre, ma la strada sembra in salita. Nelle prossime ore il Delfino discuterà con la Roma le posizioni di due giocatori di proprietà dei capitolini, il difensore Alessandro Crescenzi e il fantasista Daniele Verde. Entrambi erano approdati con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ora va trovato un accordo per la loro permanenza in riva all'Adriatico. E il fronte alla Padula è sempre più caldo, perché in questo momento è in corso un incontro tra il Napoli e l'entourage del giocatore del Pescara. Più tardi invece si incontreranno il Pescara e la Juventus, dunque si attendono ulteriori sviluppi in giornata. Scendiamo in Lega Pro. Oggi il direttore sportivo del Teramo Fabio Lupo ha delineato alcune delle strategie di mercato della squadra biancorossa. Cenciarelli andrà a via, Amadio forse, mentre è destinato a restare il capitano Ivan Speranza. Sul fronte delle entrate è molto vicino l'attaccante scuola Juventus Margiotta. È un mercato in una fase iniziale di sondaggio, ma siamo molto attenti e molto concentrati su ciò che può essere la cosa giusta per il Teramo. Se possiamo fare un nome, probabilmente Speranza è l'uomo più vicino alla permanenza. Poi a seguire Amadio, Scipioni, Cenciarelli invece proprio no.
Beh, ci sono anche altri che hanno dato già adesione al nostro progetto, Caidi, Dorazio, lo stesso Di Paolo Antonio, Petrella, insomma, quindi Speranza è sicuramente un leader di questo gruppo e quindi noi abbiamo grande rispetto per lui e proprio per questa ragione attendiamo che lui prenda con tranquillità e serenità la decisione che ritiene corretta. Noi gli abbiamo proposto di restare con noi ancora per il prossimo anno o anche per di più se lui lo riterrà opportuno. Lui l'ha presa con grande gioia questa nostra proposta perché è stato un attestato di stima nei suoi riguardi, così come abbiamo fatto con altri. Però non ci facciamo condizionare poi eccessivamente da eventuali evoluzioni del mercato che possono portare anche un giocatore a prendere altre strade, vorrà dire che noi andremo anche noi su altre strade. Senta, se ne è parlato poco, Alessandro Tonti, com'è la situazione tra i pali? Ma Alessandro viene da una stagione onestamente non semplicissima, dopo una stagione invece straordinaria, no? Quindi un portiere che obiettivamente ha un suo valore, ha una sua dimensione e anche lì siamo in una fase di valutazione insieme a lui, anche lui deve capire se per il portiere è ancora più complicata la valutazione sotto l'aspetto psicologico, no? Rimanere in un ambiente di cui sente la fiducia o viceversa, con lui stiamo valutando anche la possibilità di rimanere oppure se dovesse avere prospettive di uscita le valuteremo insieme a lui. L'ultimo, Margiotta, Francesco Margiotta, è l'uomo più vicino, quello che avete puntato con maggiore attenzione? È uno dei nomi che abbiamo puntato, sui quali stiamo lavorando, ma stiamo lavorando anche su profili di giocatori simili, perché Margiotta è un giocatore che ha fatto molto bene l'anno scorso, ha anche lui delle aspettative, anche lui si sta guardando intorno e come lo fa lui lo facciamo anche noi. Grazie. Chiudiamo con una notizia non positiva di ciclismo, stop al trofeo Matteotti. L'Unione Ciclistica Fernando Perna, organizzatrice dell'evento, ha deliberato l'annullamento della 69esima edizione programmata a Pescara per il prossimo 17 luglio. Una scelta molto dolorosa assunta dopo profonda e attenta valutazione, spiega il presidente del comitato organizzatore Renato Ricci. I motivi sono due, il primo di natura finanziaria, il secondo è la mancanza di attenzione da parte delle istituzioni locali. Abbiamo più volte chiesto di tutelare la manifestazione, uno dei simboli dello sport regionale e patrimonio storico della città e dell'Abruzzo. Con un pizzico di delusione abbiamo registrato solo disinteresse. Ringrazio infine, conclude Renato Ricci, i miei collaboratori, gli sponsor storici della corsa e i tifosi che hanno sempre dimostrato affetto e partecipazione verso il trofeo Matteotti. Era questa l'ultima notizia del TG6 che tornerà con le prossime edizioni delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento con i nostri programmi.